innanzitutto per me una favola sull'adolescenza, in cui tentiamo di raccontare quel momento specifico che credo sia comune a tutti i ragazzi, in cui ci si accorge di avere un corpo e in quel momento lì succede un disastro perché nessuno è attrezzato a gestirlo. E questa è la storia che racconta Wedekind, però lui in qualche modo dà un segno politico a questo, perché lui parla di repressione, appunto, di una società repressiva che non dà informazioni sul corpo, sul sesso. La cosa che ci è sembrata è che anche in una società più libera come la nostra, quel momento lì, che è un momento molto particolare, molto poetico, ricordandoselo, ma in diretta molto drammatico, sia rimasto in qualche modo lo stesso momento, è la stessa cosa, è la stessa cosa adesso come 100 anni fa. In quel pomeriggio in cui un po' il corpo si sveglia e quindi comincia a provare delle pulsioni sessuali, si perde la testa, si pensa ad avere una malattia. Ecco, più o meno cerchiamo di raccontare questo. Prova a pensare di doverti spogliare. Nudo? Cambia la mia vita. Tu non lo fai, se non lo fa anche lui. Però potrebbe anche essere una questione di abitudine. È stato il sogno più spaventoso che abbia mai fatto. Perché mi guardi così? Niente. Tu li hai già provati? Cosa? Come li chiamati prima? Gli stimoli! Ma certo! Anch'io. Io li conosco da un anno. Per me è stato come essere colpito da un fulmine. Stavi sognando. Io penso che in fondo ci provano una mostra. Anche se a me non lo dicono, sì. Ma quando io avrò i bambini, io li farò venire su come gli erbacci nel bosco, che nessuno se ne occupa, eppure loro vengono su volte alte. Entre le rose e le loro buone, appassiscono ogni istante che forza. Io sono così contenta di essere una ragazza. Credetemi, io non mi cambierei con il figlio di un re. Ma tu non stavo proprio... Adesso peschi pure il fondo. Che stupidaggine! Sognavo che ero una bambina povera, una povera mendicante, e che tutte le mattine alle 5 mi buttavano in strada a chiedere l'elemosina per tutta la giornata.